Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Paolo Gentiloni è il nuovo ministro degli esteri. Legge di stabilità Visco promuove la manovra. Stato mafia, ecco la deposizione di Napolitano. Paolo Gentiloni è il nuovo ministro degli esteri al posto di Federica Mogherini, che ha rassegnato, come previsto in vista del suo incarico a Bruxelles, le sue dimissioni. Ci sono anche due nuovi sottosegretari, Davide Faraone e Paola De Micheli, scelti per ricoprire rispettivamente il ruolo di sottosegretario all'istruzione e all'economia nel governo Renzi. Il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, promuove la legge di stabilità e rivendica la buona accoglienza dei mercati. Anche il ministro Padoan rivendica l'impatto positivo della manovra. Gli operatori e i mercati hanno ben accolto la legge di stabilità orientata al sostegno della crescita. È stata depositata la trascrizione della testimonianza resa dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel processo per la presunta trattativa Stato-mafia. Nella sua testimonianza, a proposito degli attentati dell'estate del 1993 a Roma e Milano, il capo dello Stato ha detto ai giudici: gli attentati della mafia erano un ricatto. Proseguono i raid aerei della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti su Kobane, città siriana a maggioranza curda, assediata dai jihadisti, almeno 21 militanti dell'IS morti. Intanto l'intelligence USA lancia l'allarme. Ogni mese entrano in Siria 1000 combattenti stranieri, nonostante i raid. Weekend bello quasi ovunque, sia sabato che domenica l'alta pressione si posizionerà sul nostro paese, regalandoci un fine settimana di ogni santi con sole su tutte le regioni. Ma da lunedì le cose cambiano per l'arrivo di una forte perturbazione nord-occidentale che porterà rovesci temporali anche di forte intensità. È sempre più Real Ronaldo, con 21 gol realizzati fin qui in stagione. Ronaldo da solo ha totalizzato il 42% delle reti dei Blancos, 50 in totale. Nella classifica dei bomber del Real non c'è partita. Cristiano Ronaldo ha quasi il triplo dei gol di Benzema, 8, ancora più lontano il gallese Bale, 5.